Professor Cicchetti, direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, Altems e Johnson & Johnson Innovative Medicine hanno condotto una ricerca per individuare quelle che sono le necessità ancora insoddisfatte nel percorso formativo del personale sanitario. Quali risultati ci può anticipare? Sicuramente la ricerca è molto interessante perché esplora un fenomeno che è ben noto, cioè il fatto dell'esistenza di un disallineamento tra quelle che sono le competenze che sono necessarie e quelle che sono le competenze che vengono prodotte dagli enti formativi. Questa è una questione naturale, non è una colpa dell'uno o dell'altro, ma è legata alla dinamica. Se il contesto cambia ci vuole del tempo di adattamento. Però credo che l'elemento interessante di questa ricerca sia la misurazione. Cioè la ricerca ha dato un'idea di quello che è la dimensione del gap e soprattutto dov'è, identificando alcuni ambiti sui quali poter lavorare. Credo che questo sia molto interessante per indirizzare un po' i nostri gli sforzi sia del sistema sanitario ma anche appunto del sistema formativo ai fini di un allineamento che è assolutamente utile, certamente, direi anche necessario. Come si legano questi limiti da superare con quelle che sono le altre sfide che attendono il Servizio Sanitario Nazionale? Ma noi abbiamo bisogno di due cose nel sistema sanitario. Uno, garantire la sostenibilità e credo che questa passi molto per l'incremento e il miglioramento continuo delle performance dei nostri sistemi sanitari, delle nostre organizzazioni che sono organizzazioni ultra complesse. Allora la possibilità di ibridare competenze a questi fini credo sia fondamentale. Un'analisi che ci restituisce in qualche modo la mappatura delle competenze, quelle in cui esiste il maggiore gap, credo che aiuti da questo punto di vista. L'altra, diciamo, sfida, oltre alla sostenibilità, è quella della disuguaglianza, perché il sistema viaggia ancora a diverse velocità. Le diverse velocità cambiano a livello territoriale. Il divario nord-sud ancora esiste, cambiano tra le grandi città e le aree interne e questa è, credo, una sfida molto importante che dobbiamo affrontare anche dal punto di vista della programmazione, lo stiamo di fatto facendo. E poi c'è un altro tipo di disuguaglianza, di fattore di disuguaglianza che è legato alle disparità socio-economiche e dei livelli formativi delle persone e anche su questo è necessario far convergere competenze che vengono dai diversi ambiti istituzionali, la salute, le politiche del lavoro, le politiche sociali, sono tutte indispensabili per ottenere questi risultati, soprattutto in termini di riduzione della disuguaglianza. La ricerca nasce da una collaborazione fra Johnson & Johnson Innovative Medicine e Altems, quindi la comunità scientifica. Una volta ottenuti i risultati, in che modo queste parti possono continuare a lavorare insieme per provare a offrire delle soluzioni? Ma sicuramente la possibilità che, diciamo, io li considero poi i tre pilastri di un sistema socio-economico che funziona e che cresce, e cioè chiaramente il sistema pubblico che dà la governance, il sistema accademico che dà le competenze e il sistema industriale che fornisce le innovazioni integrandosi con la componente accademica, hanno bisogno di spazi di collaborazione sempre più ampi. Questa nel passato l'abbiamo chiamata tripla elica, cioè il mettere insieme governance istituzionale, accademia, quindi ricerca e industria, sono il futuro di ogni economia complessa. Abbiamo fatto enormi passi in avanti, esempi come questo sono importanti, l'importante credo è quello di avere la stessa prospettiva. Se le prospettive sono quelle che descrivevo poc'anzi e quindi dare al sistema sostenibilità, noi siamo un ecosistema, quindi se sta in piedi l'industria, sta in piedi il sistema pubblico poi riduzione delle disuguaglianze, credo che su questi terreni ci si trovi facilmente a collaborare in questi tre ambiti.